subito però tumore allo stomaco. Allora, fondamentale naturalmente per combatterlo lo stile di vita, per la prevenzione, ma anche una nuova tecnica chirurgica che potrebbe addirittura diminuire le recidive. Silvia Zerilli, poi torniamo in studio e parliamo di endometriosi. È stato importato in Italia dalla Cina, dall'ormai famosa città di Wuhan, il trattamento chirurgico dei tumori gastrici con la tecnica delle membrane, chiamata così perché rimuove proprio quel sacchetto che avvolge l'organo e lo fissa alla parete addominale e che contiene vie di comunicazione potenzialmente in grado di diffondere la malattia. Noi andiamo ad asportare en bloc, cioè completamente il pezzo, evitando di interrompere questa membrana, quindi non andando a interrompere i vari segmenti con i vari linfonodi, che sono quelle stazioni che vanno a determinare un filtro per il tumore. Noi andiamo a evitare che questo possa essere disperso, sia nel momento in cui andiamo a togliere un pezzo di stomaco piuttosto che tutto lo stomaco. Questa tecnica ci permette di andare ad asportare molti più linfonodi rispetto alla tecnica classica. L'operazione viene eseguita in laparoscopia. Col nostro stomaco viene via anche questo foglietto che va a coprire e a racchiudere tutta la sacca gastrica. Soprattutto con la strumentazione che noi abbiamo, che è la 3D 4K col verde indocianina. Questo è un tumore che è stato marcato col verde indocianina ieri e questo ci dà la possibilità di vedere la lesione, anche i linfonodi che vanno a drenare la lesione. Si punta a diminuire le recidive locali, come è avvenuto per il trattamento del tumore del colon retto. La tecnica che aveva inventato il professor Hild sul retto basso, ovvero andare ad asportare completamente tutto il mesoretto con la membrana che avvolge il mesoretto. Questo ha determinato una riduzione delle recidive dal 15-20% al 3%. Tentiamo di andare a dimostrare la stessa situazione sullo stomaco. In Cina l'incidenza del tumore gastrico è molto elevata, così la casistica operatoria non è l'unica differenza. Inizialmente noi avevamo fatto uno studio di fattibilità sui nostri pazienti, che sono completamente diversi da quelli cinesi. Molto molto magri, con dei tumori a degli stadi iniziali, a differenza dei pazienti che vediamo noi, che sono quasi tutti o in sovrappeso o rasenti all'obesità, con degli stadi tumorali nettamente superiori e più avanzati. I sintomi aspecifici in Italia, la mancanza di programmi di screening dedicati, generano ritardi nella diagnosi delle neoplasie gastriche. La strada della prevenzione è quella primaria. Significa mettere in atto tutte quelle misure che servono a ridurre il rischio, l'astensione dal fumo, chiaramente, le bevande alcoliche. Forse il fattore più importante è l'eradicazione dell'Helicobacter pylori. L'eradicazione di questo batterio all'interno dello stomaco consente di ridurre l'incidenza della malattia tumorale gastrica. Anche l'alimentazione riveste un ruolo importante. Il concetto è di limitare l'utilizzo di alcuni cibi, quindi cibi estremamente salati o comunque fortemente conservati, gli insaccati, la carne rossa, tutti questi cibi che poi producono dei nitriti agiscono a livello del DNA cellulare innescando delle trasformazioni. La modalità con cui vengono cotti e preparati i cibi, la griglia, va utilizzata diciamo il meno possibile. La frutta e la verdura chiaramente invece sono fattori protettivi. L'esame per la diagnosi e la gastroscopia è lo strumento che serve anche per identificare la presenza dell'Helicobacter pylori.